benvenuto a tutti. Vi ringrazio tantissimo a nome appunto dell'associazione Amatrice Terra Viva, del Coro Nuove Armonie, dell'Orchestra d'Archi Agemus e della così folta partecipazione. Volevo dire due parole prima di dare spazio alla musica, perché mi vedete vestita così, credo che avrete capito che sono in rappresentanza del comitato di Amatrice Terra Viva. E ci tenevo a sottolineare che non è, vi dico la verità, che ci abbiamo pensato prima di vestirci, fino all'ultimo siamo stati incerti perché non sapevamo se poteva venire colta come così, una cosa solo di folklore e di, ecco, che volesse essere una cosa di poco, insomma, appunto, solo per fare allegria. In realtà vuole essere un omaggio alla nostra terra, amata terra, alle nostre tradizioni e ai nostri affetti che sono lì, e ecco, e un omaggio proprio alla bellezza, ecco, di questa terra che è Amatrice. Il nostro comitato Amatrice Terra Viva è nato a seguito del terremoto del 24 agosto e appunto da un gruppo di amici, e molti di voi già ci conoscono. Comunque faccio un piccola presentazione per far capire, insomma, la nostra storia. E appunto è nato a seguito del terremoto con il desiderio, insomma, di fare qualcosa per i nostri amici. La mia famiglia è originaria di Bagnolo di Amatrice, una piccola frazione vicino ad Amatrice, e mia madre, che è il presidente della nostra associazione, io direi di fare un bel applauso perché lei è stata lì a Bagnolo quando è successo il terremoto, e diciamo che abbiamo vissuto con lei, insomma, tutta anche la tragedia, insomma, la pesantezza di quelle ore, di quei momenti, insomma, di quella disperazione che c'è stata. E, però ecco, noi vogliamo, diciamo, dare un messaggio di forza, di rinascita, perché quella terra sicuramente rinascerà, non ci vorrà probabilmente tanto tempo, ma sicuramente, insomma, con il contributo anche di tutti, il nostro aiuto, c'è una prospettiva, insomma, comunque, ecco, di rinascita. Noi ci vogliamo credere e il nostro comitato è partito proprio a questo desiderio di partire dalle tradizioni e di difendere l'identità di quella terra, che quindi ci sia una ricostruzione che parta da un rispetto di quella terra, un aiuto che sia rispettoso di un'identità. E questa sera la dedichiamo proprio all'organetto, questo è a sostegno, questa serata, dell'organetto, di una scuola di organetto, ecco. E offriremo delle borse di studio a degli allievi che lì studiano, che però adesso purtroppo, insomma, fanno fatica a proseguire i loro studi perché capite bene, insomma, che le necessità e le urgenze della famiglia sono altre. Però riteniamo che l'organetto sia non solo musica, ma un ponte con un passato, un punto di riferimento anche per noi, perché è un ponte proprio con un passato che è genuino e che ci richiama anche ai nostri cari, ai nostri affetti, alle persone magari che non ci sono più e che però, che appunto, ci hanno tramandato, insomma, anche questa tradizione. Ecco, io non mi dilungo ulteriormente, lascerei il posto alla musica. Siamo felicissimi che il Coro Nuove Armonie e l'Orchestra Agemus abbia accolto il nostro invito di offrire la loro professionalità, insomma, la loro musica a favore, appunto, del progetto di solidarietà per Amatrice. Ecco, e io vi ringrazio di nuovo. Una piccola nota, diciamo, di tecnica.
Troverete insieme al programma di sala, avete trovato una busta, al termine della serata la potrete, chi vorrà insomma contribuire a questo progetto, la potrà mettere nella conca, che è la conca quella che avete visto quando siamo entrati, è la conca con cui le donne andavano a prendere l'acqua sulla fonte. Ecco, io vi ringrazio di nuovo. Ecco, chiamerei sul palco dello spazio della musica il coro Nuove Armonie. Dalla maestra Colangelo Daniele.